Sì, è una manovra tutta tasse, anche se sono micro, tutta spese, non c'è nessuna idea innovativa, non c'è nessun sostegno alle famiglie, non c'è nessun sostegno alle imprese. Ci sono cose invece che sono preoccupanti, come per esempio l'attacco al diritto di libertà con l'innalzamento della pena per gli evasori fiscali da 5 a 8 anni e con l'abbattimento dell'evasione da 1,5 milioni a 100.000 euro. Di questo passo nessuno più di noi sarà sicuro, perché con qualunque giudice politicizzato sarà un gioco da ragazzi dimostrare che qualcuno di noi che è professionista, commerciante, imprenditore ha evaso le tasse per più di 100.000 euro.